nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Oggi, fratelli e sorelle, preghiamo in modo particolare per quanti sono discriminati e perseguitati e uccisi per la testimonianza resa a Cristo. Vorrei dire a ciascuno di loro, se portate questa croce con amore, siete entrate nel mistero del Natale. Siete nel cuore di Cristo e della Chiesa. Dà testimonianza di Lui e offre in dono la sua... Preghiamo inoltre perché grazie anche al sacrificio di questi martiri di oggi, ne sono tanti, tantissimi, si rafforzi in ogni parte del mondo l'impegno per riconoscere e assicurare concretamente la libertà religiosa, che è un diritto inalienabile di ogni persona umana. E se non tutti sono chiamati, come Santo Stefano, a versare il proprio sangue, vi saluto nella gioia del Natale e rinnovo a tutti voi l'augurio di pace, pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni. In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi augurali da Roma e di altre parti. Non essendomi possibile rispondere a ciascuno, esprimo oggi a tutti il mio sentito ringraziamento, specialmente per il dono della preghiera. Grazie di cuore, il Signore vi ricompensi con la sua generosità. Queste parole del Signore non turbano la celebrazione del Natale. E per favore, continuate a pregare per me, non dimenticare. Buona festa e buon pranzo. Arrivederci.